Teramo torna ad allenarsi dopo la pausa natalizia e lo fa in vista della trasferta tra 9 giorni in Sicilia sul campo della Sicula Leonzio. La novità, oltre alle bocche cucite decise nella serata di ieri, è il ritorno al modulo col trequartista, che era stato il sistema pensato per questa formazione. Adesso ci sarà da convincere un gruppo intero che vanno fatte delle scelte e non solo sul fronte mercato. La società ha chiesto all'allenatore di inserire nell'11 titolare i giovani presenti in rosa in maniera costante, chiaramente togliendo spazio a quelli che in estate erano stati colpi di una certa levatura. Soprattutto perché è a centrocampo che il tasso di gioventù e talento abbonda maggiormente. Alla ripresa ieri pomeriggio, Viero è stato provato come playmaker davanti alla difesa, destando le stesse ottime indicazioni del 2019, quando per 3 volte era partito titolare al posto di Arrigoni, che continua ad essere uno degli indiziati a fargli spazio, così come nel ruolo di interno Simone Santoro scalpita, ma anche in questo caso qualcuno dovrà accomodarsi in panchina. E se da mezzala sinistra gioca Ilari per dare spazio all'ex primavera del Palermo, dovrebbe cedergli il posto Domenico Mungo. Difficile però che scelte così forti e di rottura col recentissimo passato possano essere prese di colpo e tutte insieme. Più probabile che Tedino provi ad arrivare all'approdo voluto dal presidente Iachini per step, magari inserendo un elemento per volta, vedendo come reagisce il resto del gruppo alla nuova gerarchia, per poi passare alla tappa successiva. Anche perché, tornando al 4-3-1-2, Mungo potrebbe essere dirottato alle spalle delle due punte. Così come in quel ruolo può giocare molto bene anche Costa Ferreira, e la gara di Bari di novembre è lì a dimostrare che il portoghese più si avvicina alla porta e più è giocatore determinante. Da interno potrebbe essere inserito invece Bombagi, a meno che per l'ex Pordenone, giocatore molto duttile, Tedino non voglia ritagliare un ruolo atipico, ovvero quello di seconda punta, per assicurare un posto al protagonista della prima parte di stagione. Ma in quel caso avrebbe la strada sbarrata Minelli. Altro elemento interessante è che ieri Tedino ha provato in coppia con Magnaghi, mentre sul fronte opposto Birligea ha fatto vedere di avere buone qualità in coppia con Martignago. Serve un terzino mancino per dare manforte a Tentardini, mentre ieri è uscito acciaccato Florio. Lasic ha corso a parte perché è reduce dallo stiramento. Cianci sta recuperando pienamente dall'infortunio di fine anno, ma sono molte le squadre che ambiscono alle sue prestazioni. In entrata forte la candidatura di Max Barisic del Catania, ma in questo momento il Teramo deve per prima cosa risolvere alcune gerarchie nell'organico per definire quanto e come intervenire in determinati reparti. Lo farà mantenendosi ben distante dalla stampa, bocche cucite, senza che però sia stata fornita motivazione alcuna del provvedimento, e che per di più arriva a campionato fermo, inoltre a tempo indeterminato.